Il mondo è pieno di meraviglie naturali, luoghi splendidi che attirano milioni di turisti ogni anno. Però spesso gli atti vandalici, accompagnati dalla crudeltà umana, possono devastare tutto quanto. Quest'oggi vedremo alcune famose attrazioni turistiche distrutte dall'essere umano. Il Parco Nazionale Torres del Paine è conosciuto per le alte montagne, per gli iceberg di colore blu e per le pampas, delle grandi distese erbose in cui vivono alcuni animali molto rari. Questo è conosciuto come il parco naturale più bello del Sud America, però purtroppo per le persone dare fuoco a questo luogo è diventato ormai una tradizione. Il primo incendio si registrò nel 2005, durò 10 giorni e distrusse il 7% del parco. Il tutto a causa di un turista che stava usando una stufa a gas in una zona che peraltro era proibita. Il secondo si registrò nel 2011, a causa di un falò acceso in una zona vietata. Ma nello stesso anno il parco prese fuoco ancora una volta, a causa di un turista che diede fuoco a della carta igienica. Maya Bay è un angolo di paradiso. È un luogo diventato celebre dopo il film The Beach con Leonardo DiCaprio. L'acqua cristallina, la sabbia bianca e le incredibili scogliere rendono questo luogo unico al mondo. Peccato però che ora sia stato chiuso al turismo. Da quando è uscito il film, un sacco di gente ha visitato questo posto, causandone però la distruzione. Fino a poco tempo fa la spiaggia veniva invasa da circa 5.000 persone e 200 barche al giorno. Tutto ciò ha causato gravi danni ambientali, derivati dai rifiuti gettati in mare e dalle ancore delle barche ormeggiate. Ma non solo, ogni giorno qui viaggiavano circa 60 motoscafi a velocità eccessive, che hanno rovinato l'ambiente marino. Questa è una roccia millenaria meravigliosa. Grazie alla sua forma e al fatto di essere di fronte a un panorama mozzafiato, attira numerosi turisti da tutto il mondo. Ma non solo, anche coppie di sposi, innamorati e fotografi. Però questo luogo così bello e romantico è stato completamente distrutto da alcuni colossali imbecilli. Infatti in un filmato pubblicato in rete si può vedere come un gruppo di giovani vandali abbia distrutto la roccia. Purtroppo al giorno d'oggi, pur di fare 2 like su Facebook, si è disposti a fare qualsiasi cosa. Il lago d'Aral era il quarto lago più grande al mondo, ora invece è diventato uno dei casi più drammatici di laghi scomparsi. Nel 1969 l'Unione Sovietica cominciò un processo di irrigazione che fece deviare i fiumi che alimentavano il lago. Da quel momento il lago d'Aral cominciò a restringersi sempre di più. Una volta la gente veniva qui per riposarsi e per rilassarsi, ed era un lago pieno di pesci. Ora il fondale marino si estende per centinaia di chilometri, una zona vastissima in cui si possono vedere imbarcazioni affondate e mezzi abbandonati. Ovviamente con la scomparsa delle acque sono scomparsi anche i pesci, quindi la fonte principale di cibo per tantissime persone. Il lago Bunkak una volta era una meta turistica molto gettonata. La gente veniva qui per farsi una piccola vacanza, per assaggiare le prelibatezze locali oppure per godersi un fantastico tramonto. Però oggi è praticamente una gigantesca pozza. Ma che cosa è successo di preciso? In pratica nel 2000 il governo cambogiano ha concesso la costruzione di nuovi edifici in questa zona. Così il lago è stato ricoperto al 90% con la sabbia. Questa cosa non solo ha distrutto il turismo, ma ha anche tolto il cibo a circa 4.000 famiglie.